Adesso è il momento, attenzione, di andarci ad ascoltare un'intervista in esclusiva per Music Mania del tutto particolare, perché ci andiamo ad ascoltare l'intervista che quest'estate io ho fatto a Kiki Ezia. Justin Matera. Benissimo, via con l'intervista a Justin Matera. Un'altra annata televisiva fortunata? Sì, meno male. No, guarda, è andato meglio di quello che previsto. In realtà io pensavo che sarebbe andato bene, soltanto che c'era talmente poco budget, tutto, cioè, hanno messo un po' tutti contro, però Paolo è talmente bravo, è una garanzia. Beh, diciamo che Paolo ha sempre avuto il grosso pregio di dare tanta importanza alla musica, alla storia della musica, no? Per cui. Riesce a capire anche magari la storia di un paese attraverso spesso la sua musica. È bellissimo. Io ho imparato tantissimo, soltanto ascoltando le sue spiegazioni, non soltanto della musica italiana, ma anche quella della lirica. Sai, tante persone magari non sono così fortunate ad avere la possibilità di. Lui invece tocca un po' tutte le cose, il musical americano, la lirica, la canzone napoletana. Che non tutti possono capire o sentire ogni giorno. Allora è bellissimo anche per questo. Vogliamo anche dire che probabilmente Paolo Limiti è anche aiutato dalla sua grossa cultura musicale, no? È affiancato anche da donne bellissime che lo affiancano e ovviamente poi lo aiutano a fare share nelle loro trasmissioni. Speriamo di sì, ma speriamo, penso anche che no. Comunque lui non è uno che ha mai scelto le persone soltanto per la bellezza. Che se sei bella e non sai fare niente, senz'altro non stai lì. Infatti tante persone mi dicono sì, perché no, lui perché, mentre mi reputa ancora brava, quando non mi vedete più, vorrà dire che non vado più bene. Guarda, che sei brava l'hai dimostrato anche stasera, per cui Paolo non potrà aver notato. C'è un momento che è dato adesso, vi devo dare proprio una caffeina proprio intravenous, però, perché se no stavano dormendo tutti, dicevano no. Poi avevo tutto confuso, la scaletta, le cose scritte, non scritte. Ero disperata. Allora, no, questa è la tua modestia, poi anche l'adrenalina che poi, no, giustamente sul palco viene fuori, magari può far sembrare le cose come non, effettivamente non sono. Ti posso assicurare che io ti guardavo da sotto, sei stata invece veramente tanto brava e Paolo lo sa, ecco perché sei con lui, no? Grazie, ti ringrazio, però io che sono molto autocritica veramente pensavo che faceva. Ascoltami, volevo chiederti. Esattamente quello stasera, però ci metto tutto, faccio quello che posso, spero, sperando sempre di migliorare. E si vede. Ascoltami, io volevo chiederti un saluto speciale appunto per la mia trasmissione che si chiama Music Mania. Ricordavo. Allora, un bel saluto da me, Justin Matera, a Music Mania. Bene, siamo rientrati da quella che è l'intervista con Justin Matera, una Justin Matera energica, avete avuto modo poi di ascoltare voi stessi quello che aveva da dire.